Ufficiale, Pietrini sarà una nuova giocatrice del Vero Volley Milano. Ecco tutti i dettagli della trattativa. Tutte le indiscrezioni sulla trattativa di Pietrini a Milano sono state svelate sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Milano è quindi in fermento per l'arrivo imminente di una nuova stella del firmamento della pallavolo italiana. Dopo settimane di intense trattative e voci di corridoio, è finalmente ufficiale. Elena Pietrini indosserà la maglia dell'Allianz Vero Volley Milano nella prossima stagione. L'affare è stato siglato a seguito di una serie di negoziati intricati, con Milano che ha versato la somma di 100.000 euro a Scandicci per assicurarsi i servizi della talentuosa schiacciatrice azzurra, una cifra considerevole ma in linea con il valore potenziale che Pietrini porta con sé. La trattativa ha visto coinvolte diverse squadre di vertice nel panorama della pallavolo italiana, con Conegliano e Novara che hanno tentato di aggiudicarsi l'asso del volley italiano. Tuttavia è stata Milano a strapparla, dimostrando determinazione e ambizione nel rinforzare la propria rosa. La decisione di Pietrini di unirsi al Vero Volley Milano è stata motivata non solo dalla prospettiva sportiva, ma anche dal desiderio di lavorare sotto la guida di Marco Gaspari, un allenatore rinomato nel panorama pallavolistico italiano. Nonostante Gaspari non possa ricoprire un ruolo nello staff azzurro di Velasco a causa di restrizioni imposte dal club, il suo impegno nel plasmare una squadra competitiva è indiscutibile, siccome sia l'anno scorso che quest'anno sta lottando sempre contro Conegliano per aggiudicarsi. Con l'arrivo di Pietrini, il Vero Volley Milano si prepara a diventare una forza da non sottovalutare nella prossima stagione. Con un nucleo di giocatrici di talento come Orregon, Sille Danesi, la squadra ambisce a raggiungere risultati di rilievo, sia a livello nazionale che internazionale. L'entusiasmo è palpabile tra i tifosi milanesi che non vedono l'ora di vedere Pietrini in azione sul campo e di sostenere il proprio club in questa nuova avventura. Con l'annuncio ufficiale, Milano si prepara a vivere una stagione di grandi emozioni e successi in quello che sarà la Lega Volley Serie A 2024-2025. Le altre indiscrezioni che la Gazzetta dello Sport ha portato alla luce sono che la precedente offerta di Conegliano era stata di 30.000 euro su Scandicci, siccome ormai si sapeva che Pietrini non sarebbe voluta tornare a Scandicci e quindi Conegliano ci ha provato a strapparla per una cifra che probabilmente era un po' irrisoria. Novara, con l'esclusione dalla Champions League, ha visto sfumare quelli che erano i suoi sogni di portare Elena Pietrini appunto sotto la piccola mole. E quindi si è inserita a Milano con un'offerta veramente, veramente importante di 100.000 euro per strappare il cartellino a Scandicci e farlo suo. Ecco che quindi Pietrini l'anno prossimo si trasferirà nella città meneghina a titolo definitivo, quindi la proprietà del cartellino sarà detenuta dall'anno prossimo da Vero Volley Milano. Non si sa ancora nulla su quello che è il valore dell'ingaggio della giocatrice azzurra, che però si sa che voleva, dopo l'esperienza in Russia altamente formativa, tornare finalmente a casa in Italia. Ecco che quindi Vero Volley Milano ce l'ha fatta, aggiudicandosi quindi un'ottima schiacciatrice che potrà affiancare a Silla e quindi avere un reparto tutto italiano per Marco Gaspari. Saremo a vedere quindi come concluderà la stagione Vero Volley Milano e soprattutto come si preparerà per la prossima stagione.